capito bene, è proprio quella ricetta che è famosissima soprattutto negli States, ma ormai anche in Italia la utilizziamo spesso, soprattutto sotto Pasqua, ma secondo me è una ricetta super super carina anche per Natale. Ora, vediamo insieme gli ingredienti, sono pochissimi. Partiamo con le spezie, che saranno la base fondamentale delle nostre uova. Io ho scelto pepe, pepe di cayenna, che praticamente è un peperoncino molto molto forte, paprika, sale, poi avrete bisogno di acqua naturale, uova, queste sono 4 uova, e questo è un ingrediente segreto, è il mio ingrediente segreto, nel senso che l'ho fatto io, ed è una sorta di panna barra maionese, nel senso che in teoria la ricetta delle uova alla diavola prevede l'utilizzo della maionese, ma visto che secondo me di uova ce n'è già abbastanza, volevo evitare di renderla così pesante con la maionese, quindi ho preparato questa specie di panna, che è un po' più liquida della panna, ma tanto ne andrà usata pochissima e quindi è perfetta, ed è fatta semplicemente con latte parzialmente scremato, olio di semi, un pizzico di sale e un po' di limone, di succo di limone. È semplice semplice, se volete, vi interessa, vi lascio la ricetta qui sotto nell'info box, comunque la trovate sul blog come la ricetta completa delle mie uova alla diavola, e il motivo per cui ho scelto di prepararle è semplice semplice, ero stufa di vedere nei film queste uova che sembrano così carine, belle, presentabili e tutto il resto, tirate contro le macchine, le persone, le porte, non si sa perché, ma in ogni telefilm americano che si rispetti, ad un certo punto c'è lo stupido di turno che prende queste uova alla diavola, che non si sa perché ma ce le ha dietro, e le tira contro le persone, le macchine, le porte. E ho detto, boh, fanno così schifo queste uova? Mi sono un attimo informata e in realtà secondo me sono una cosa golosissima e super 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 facile da preparare. Io poi mi semplifico ulteriormente la vita e utilizzerò questo simpatico attrezzo, che non so se è dalla parte giusta, sì, esatto, è un cuociuova che praticamente ho comprato 3-4 anni fa dal cinese, ed è davvero una cannonata, ragazzi, perché se soprattutto avete problemi a capire quando le uova sono cotte, se le lasciate sempre quel minuto in più che ve le fa diventare praticamente grigio verde all'interno, se le lasciate quei minuti in meno tutte le volte che ve le fa uscire crude, questo vi salva la vita. Perché? Perché semplicemente è comodissimo. Io adesso qui ci ho appoggiato le uova, che tra l'altro erano appoggiate con la punta verso il basso per un motivo semplice semplice, ovvero ho letto su un libro di cucina che poggiando le uova, anche quando le comprate e le mettete in frigo semplicemente, invece che così, che è il classico modo in cui si poggiano di solito, al contrario, quindi con la punta verso il basso, il tuorlo tenderà a stare più verso il centro dell'albume, e quindi quando poi andate a cuocerle, soprattutto se le fate al... se le fate bollite, se fate le uova sode, l'albume tenderà a stare più bene nel centro, quindi più bene non si dice, però più nel centro, e quindi ho scelto di metterle in questa posizione semplicemente, per questo motivo, quindi ve lo consiglio. Quando comprate questa macchinetta, praticamente esce con la parte, diciamo, di fornellino, questo attrezzo e questo, che è una cosa infernale, con un punteruolo sul fondo, che serve per bucherellare le uova. Io sinceramente non le ho mai bucherellate e non inizierò a farlo, cioè l'ho fatto una volta e l'uovo poi non è diventato un uovo sodo, ma una frittata. Quindi torniamo a noi, questo è l'aggeggio, si mette l'acqua sul fondo, si poggia questo sopra, tutto ciò a freddo, si posizionano le uova, che io adesso, come vi ho detto prima, posiziono a punta in giù, dopodiché semplicemente si va a utilizzare questo misurino, che voi ovviamente non vedrete niente secondo me dalla videocamera, però se incontro luce riuscite a vedere, ci sono delle lineette. Queste lineette vi aiuteranno a scegliere la tipologia di cottura del vostro uovo. In particolare abbiamo la mezza cottura. Mezza cottura significa che fondamentalmente l'uovo è cotto, ma il tuorlo rimane un po' rosso, cioè molto molto... un colore molto acceso. Questa qua invece, come misurazione, permette di cuocere l'uovo fondamentalmente
pochissimo, quindi lo lascia praticamente quasi crudo. E poi c'è la cottura completa, che è quella che andremo a fare noi ed è quella che servirà a voi. Se non avete questo attrezzo, cosa che credo, nel senso che non penso che tutti abbiano in casa un cuoce uova, semplicemente sul fuoco mettete un pentolino con le uova, portate a bollore l'acqua, contate 6 minuti, dovrebbero essere 6 o 7, ve lo lascio scritto qui sotto perché è una cosa che fa sempre comodo sapere. E appunto cuocetele anche un pelo di più le uova in quel caso, perché a noi servono belle sode. E la cosa carina di questo misurino è che sulla base della quantità di uova che utilizzate, che è al massimo di 7 uova per questo attrezzo, vi dice esattamente quanta acqua mettere. Quindi nel nostro caso, che abbiamo 4 uova, la quantità esatta è questa, e c'è il numerino 4. 4 uova, cottura completa. Quindi più semplice di così si muore. Boh, ragazzi, la ricetta è semplicissima. Quello che vado a fare adesso è mettere l'acqua nel mio misurino. Acqua che arrivi esattamente al numero 4, che è la mia quantità di uova. La metto sotto. Le uova le lascio così, che mi sembra la disposizione migliore. Chiudo tutto e le metto attaccate alla presa, e quando saranno pronte semplicemente la lucina si spegnerà. Quindi più facile di così, sì, non so, per quello ve lo consiglio. Se vi capita di trovarlo, prendetelo, è uno sfizio carino. Io l'ho pagato circa 6-7 euro, perché era addirittura in offerta, il prezzo originale era di ben 10 euro, quindi boh, se vi va di fare l'acquisto. L'unica cosa, state attenti se lo prendete, che sul coperchio c'è un forellino dal quale esce un vapore che voi non avete idea. Io lo lascio sempre indietro perché puntualmente, quando poi vado a specie, cioè quando sta arrivando quasi alla cottura dell'uovo, mi avvicino furtiva e metto sempre la mano lì per sentire il calore, perché ho sempre freddo, e quando lo faccio mi ustiono. Quindi non si fa a casa. Quando le uova sono pronte, la lucina si spegne da sola. Quindi adesso aspettiamo, dovrebbero essere circa 5 minuti, di solito non ci mette molto di più, e poi procediamo con la preparazione delle nostre uova alla diavola. Perfetto, le uova sono pronte, magia, sono già sbucciate. No, sinceramente non volevo registrarvi la parte in cui la macchinetta si fermava, hanno cotto 6 minuti comunque, e poi aspettare di nuovo per sbucciarle, perché come ben sapete anche con la macchinetta succede, ve lo assicuro, le uova sono incandescenti davvero quando le ho tirate fuori. Quindi le ho, la macchinetta si è spenta, le ho lasciate un attimino intiepidire, poi le ho messe in acqua ghiacciata praticamente, freddissima, e le ho lasciate qualche minuto lì. Dopodiché le ho sbucciate tutte per bene, le ho sciacquate per evitare che ci fossero guscetti e cose varie. Alcune si sono leggermente rovinate, ma non preoccupatevi perché a tutto c'è rimedio. Partiamo con la preparazione. Gli ingredienti ve li avevo già detti prima, quindi ora prendiamo le uova e le tagliamo a metà. Taglio deciso, vedete che è bella cotta, non dovete essere parsimoniosi, qui va cotta per bene. Non preoccupatevi di eventuali, tipo in questo caso non entrate nel panico perché l'uovo non è perfettamente al centro, tanto poi ce l'andiamo a rimettere, adesso vi faccio vedere come, e quindi tranquilli, non se ne accorgerà nessuno, perché insomma le uova non è che decidiamo noi come devono essere adesso, cioè. Perfetto, le abbiamo tagliate tutte e il primo step, quello un po' più complesso, è finito, quindi immaginatevi quanto è facile la ricetta. Nella ciotolina mettiamo tutti i tuorli. Qui fate un po' attenzione, soprattutto perché se il tuorlo è molto vicino all'albume, tipo in questo caso, potreste romperlo, cioè rompere troppo l'albume, e in quel caso poi non è che non si può mangiare, cioè ci mancherebbe, però diventa bruttino da vedere. Quindi se, il bello di queste uova è proprio che sono proprio carine, sceniche, cioè sono quasi perfette a guardarle. Quindi prendiamo tutti i nostri tuorli e li mettiamo qui nella ciotolina. Non succede niente, sgretolateli pure, basta che
se ne escano dal nostro albume. Cercate di mantenerli il più puliti possibile, gli albumi. Sì, cercate di pulirli bene, tipo in questo caso è un po' sporco, quindi col cucchiaino vi aiutate. Ecco qua. Togliete tutti i tuorli. Poi se vi state chiedendo cosa ci fa qui uno di questi arnesi che servono per mettere le uova in frigo, semplicemente l'ho preso perché nel caso in cui le uova fossero troppo sballonzolanti, semplicemente le appoggio così per guarnirle dopo. Guarnirle, sembra una torta, per farcirle, dai, si può dire. Cerco sempre il termine più adatto per farmi capire da voi, ma in realtà siamo tutti un po' caserecci a casa, non credo ci sia uno chef che mi guardi su YouTube, quindi l'importante è che ci capiamo, no? Ecco qui, allora, c'è anche la pellicina, questa la mettiamo da parte e non la utilizziamo. Ora, mettiamo un attimo da parte gli albumi e occupiamoci dei tuorli. Quindi, con una forchetta, li spacchiamo tutti. Le parti che mi divertono di più delle ricette sono queste. Quelle dove devo mettere le mani in pasta, giocarci, spappolare. Cioè, dov'è la precisione proprio? Per quello vi ho detto, se vi si spacca quando lo togliete, potete anche sbriciolarli, insomma. Ecco qui. Mi raccomando, il tuorlo ben cotto. E la particolarità di queste uova è che sono più buone se le servite fredde. Vi sembrerà un controsenso, però la cosa migliore è prepararle e, fidatevi di me, mettetele in frigo mezz'oretta e poi servitele. Quello è la loro morte, assolutamente, anche perché solitamente, tipo in America, le servono proprio come aperitivo, però possono essere utilizzate anche come contorno o come una cosa carina da portare in tavola, tipo anche per la cena, il cenone di Natale. Le portate in tavola, magari le mettete lì carine, belle decorate e tutto il resto, e fanno la loro figura e voi ve la cavate con poco, diciamo. Due uova a testa calcolate almeno. Io adesso qui ne ho messe quattro perché saranno la nostra cenetta. Ecco qui, qui è ben spappolato, ma non è finita qui. Ora lo condiamo. Quindi, pepe, non tantissimo. Di solito quando dico così, poco, anche perché andremo a mettere un po' di peperoncino anche a questo giro, quindi un po' di sale. Non è necessario che siano troppo saporite a livello di sale e tutto il resto, anche perché con tutte queste spezie, cioè poi l'uovo già di per sé anche mangiato così, secondo me sta già bene. Io metto un po' di curcuma, non troppa, paprika noce la metto dopo. Mettiamo il pepe, la paprika la utilizzo come finitura, insomma, ce la vado a mettere proprio sopra quando saranno pronte. Questo è pepe di cayenna, che come vi ho detto all'inizio del video è forte, quindi io lo vado ad usare proprio qua nel dietro del cucchiaino e davvero ne metto anche poco perché è fortino. Cioè, già così è tanto, però visto che sono le uova alla diavola, diamoglielo un tocco di piccante, diamo bene il sacchetto, soprattutto nelle spezie, quelle un po' più bio e tutto il resto. Fateci attenzione a questa cosa di chiudere il sacchettino bene, di metterle via in contenitori tipo questo. Io ho preso all'IKEA, costano poco e sono super pratici, perché sennò perdono il loro sapore. Mescoliamo. E se ve lo state chiedendo, no, non è così facile, non è finita qui, se no davvero la ricetta per bambini, oddio, possono provarlo anche i bambini, non è così difficile. Il mio ingrediente segreto, lo sbatto un attimo, perché ovviamente essendoci olio e latte, sì, sono ben amalgamati, ma potrebbero essersi divisi. E ne vado a mettere poco per volta, dosandolo con il cucchiaino.
Vedete che la consistenza è un misto tra panna e maionese. Il gusto è più simile a quello della maionese, almeno a mio avviso. Mescolate, aggiungetelo poco per volta perché la consistenza deve risultare, mi viene da dire, quasi spumosa, ma non molle. Quindi mettetelo poco per volta finché il composto non sarà non sbricioloso. Non so come si dice, più compatto possiamo definirlo. Tipo, ora ce n'è poco, però voglio farglielo assorbire bene. Tanto, insomma, non abbiamo fretta, quindi con calma. Spezie un po' piccanti, eccetera. Uova alla diavola, ma secondo me questa ricetta è perfetta, perché una volta che avete la ricetta base, ovvero questa, potete sbizzarrirvi e metterci il tonno, metterci un po' di ketchup, metterci una salsa barbecue, cioè potete davvero... Cioè le uova sono uno degli alimenti più versatili in assoluto. Vedete che ora sta iniziando a diventare un po' più cremoso. Ci siamo quasi. Boh. Ora ci siamo. Mescolo questo e direi che è quasi arrivato il momento di assaggiare e guarnire. Che dire, ha la consistenza della ricotta circa. Per farvi un attimo capire, anche perché non so dal video le consistenze quanto si riescono ad intendere. È tipo ricotta, sì, tipo ricotta, tipo Philadelphia, insomma, ci siamo capiti, no? Ora lo assaggio e vediamo se devo sistemarlo di spezie. Sale perfetto. Metto ancora un po' di pepe, non tantissimo, eh. Giusto perché mi piace che abbia un gusto un po' strong. Quasi quasi, sono tentata di mettere un po' di paprika anche dentro. Sì, dai, tentiamola. Gli darà... Così quando la portate in tavola le persone si spaventano. Gli dite che è peperoncino e ve le mangiate tutte voi. Beh, anche perché se mi dicessero che tutto questo è peperoncino, io ci penserei due volte prima di assaggiarla, a meno che non avete a tavola appassionati di piccante o simile. La vedo dura che si fa una scorpacciata di peperoncino, eh. Vedete, la consistenza è molto molto morbida ed è perfetta, proprio quella che serviva a noi. Quindi, la forchetta ormai non ci serve più perché è tutto ben amalgamato. Metterei l'atento, ancora un pelo di questo, poco però. Secondo me non ci sta male. Poi non preoccupatevi, adesso vi sembra che la faccio tutta a casaccio, ma le dosi precise qui sotto ve le metto, eh. E ovviamente questa cremina che ho fatto io potete rifarla anche voi, anche perché vi lascio la ricetta, ma semplicemente ci potete mettere un cucchiaio di panna o un cucchiaio di maionese, insomma, una qualsiasi cosa che aggreghi la salsa. Quindi se scegliete il ketchup, la salsa barbecue, come vi ho detto prima, potete metterci, e anche la senape, che è molto buona in questa ricettina. Ora, io utilizzo la sac à poche perché voglio cercare di fare una decorazione un po' carina.
Se avete visto il mio video su il mio capitale in cucina, che è già sul canale, se non l'avete visto fateci un salto perché è davvero divertente, sapete benissimo che io e la Sacca Poche non siamo grandissime amiche, però a questo giro, visto che ho detto che l'ho comprata ed è il mio attrezzo da cucina più professionale a livello di pasticceria, non posso non utilizzarlo, arrivato a questo punto, no? Prima o poi si doveva fare. Utilizzo il leccapentola semplicemente perché sennò metà dell'impasto mi rimane dentro la ciotolina, quindi ce la faccio finire bene dentro. Leccapentola, cioè, chi l'ha inventata? Tutta la mia gratitudine. Ogni volta lo dico perché davvero senza, a volte non saprei cosa fare, tipo nelle pentole mi aiuta a togliere tutto, è perfetta. Poi lo uso anche per mescolare ogni tanto quando cucino e dà un effetto diverso dalla cucina classica, cioè dalla cucina classica, dai mestolini classici, capitemi, cioè io in italiano poi è tardissimo, questa peste che ne sono. Allora, lo facciamo scendere per bene, ci aiutiamo anche con le mani, tutto verso il fondo. Ovviamente più siete, più uova utilizzate, più è facile fare questo lavoro, eh? In questo momento. Vediamo. Sì, ci arriveremo. Allora, è arrivato il momento di decorare, quindi prendiamo le nostre uova. Facciamo una prova, vediamo se esce. Sì, ci siamo. Pronti, eh? Fatemi un in bocca al lupo virtuale, per favore, perché è il momento di panico, sembra che sto decorando una torta. Io la tengo in mano, secondo me si fa prima. E... sì! Oh, eccolo qua. Quanto è carino, dai, sì, la Sacca Poche ci sta. Fa una decorazione simpatica. Ora è un po' complesso perché ovviamente, come vi dicevo prima, essendo che le uova sono poche, è un po' più complicato utilizzarle. Potete usare anche un cucchiaio, io in realtà volevo anche un po' divertirmi, quindi non faccio molto testo. Ma sì, diciamo che non lo so se la Sacca Poche è l'attrezzo che più fa per me. Facciamo che la prossima volta uso il cucchiaio. Però voglio concluderle perché sono carine. Perché esce così? Mi piace farle così in diretta con voi, così non vi sentite gli unici incapaci se non sapete usare questi attrezzi infernali. Però dai, l'effetto è più carino rispetto a semplicemente metterli, non lo mangio, metterli col cucchiaino. Secondo me, non dico che fa un effetto professionale, dovrei essere molto brava a metterlo per fare un effetto professionale, e a quanto pare non sono un'esperta, però soprattutto se le dovete presentare, secondo me, ecco, credo che abbiamo finito i tuorli, beh direi che abbiamo finito i tuorli, quasi, ce n'è, io poi adesso ve le lascio così. Poi, se soprattutto avete utilizzato una Sacca Poche, magari andate a... Qui vado a riempire, qua dove sono stata un po' parsimoniosa per paura che finisse. In realtà c'è stato abbastanza per tutte. Poi vado a pulirla, quindi la apro e con un cucchiaino ci tolgo l'uovo che, come vedete, un sacco rimane qui, eh. Non tantissimo, perché adesso sembra. Però in realtà è giusto un... guardate... vedete che ce n'è, però qui ce n'è abbastanza, questo al massimo lo andiamo a togliere, lo potete fare dei ciuffetti anche come guarnizione al lato, eh. Però questa diciamo è la ricetta quasi finita, paprika, buchetti piccoli mi raccomando, se no viene un macello,
disponetele bene, così poi magari le presentiamo già direttamente nel piatto in cui le abbiamo, diciamo, decorate. E con la spolverata sto beccando ogni lato piuttosto che quello giusto, ma perché dovete andare un po' così. Poi al massimo spostate, cambiate piatto. Questa è paprika dolce, per quello ne abbondo come sempre. Questa è la ricetta finita, ce l'abbiamo fatta, missione sac à poche assolutamente riuscita. Assaggiamo queste uvette. Uvette. L'odore è buonissimo, perché si sente proprio la curcuma. Buone. Guardate quanto è piena. Cioè, non siate parsimoniosi, cioè state facendo una cosina carina, non metteteci giusto un velo di uova. Il piccante arriva ed è buono. Non capisco, continuo a non capire perché le tiri non le porti in America. Vabbè, per fortuna noi siamo in Italia. Facciamo così. Mangiatevele, non tiratele a nessuno, finitevele voi che è meglio. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che vi torni utile magari per le prossime feste che ormai sono alle porte. Ci vediamo alla prossima ricetta, mi raccomando, qui sotto nell'info box trovate gli ingredienti, link al blog e iscrivetevi al canale, pollice in su se vi è piaciuta la ricetta e basta, promesso. Ci vediamo alla prossima, ciao!